Ma il Centro Ricerca e Innovazione ormai sostiene questa iniziativa di promozione di studi finalizzati all'ottenimento del dottorato di ricerca già da 10 anni. Questo perché la ricerca scientifica necessita di nuovi scienziati e chiaramente il percorso di dottorato deve per forza essere presente nel curriculum di un ricercatore. Tutte le attività di ricerca che vengono svolte qui alla Fondazione Edmund Mac hanno come tema comune quella della salute, perché il nostro motto è Trentino Terra della Salute, quindi cerchiamo di promuovere linee di ricerca che vadano in questa direzione, quindi si tratta di ricerche finalizzate ad esempio allo studio di nuovi metodi di controllo degli insetti dannosi per l'agricoltura, piuttosto che alle proprietà benefiche e nutritive degli alimenti prodotti localmente, fino a toccare le grandi tematiche come quelle dei cambiamenti climatici che, come sappiamo, hanno un grosso impatto sulla nostra bioeconomia. Noi siamo molto orgogliosi di questi risultati perché chiaramente non tutti coloro che hanno la capacità poi di raggiungere il titolo di dottori di ricerca intraprendono la carriera del ricercatore, ma diciamo una peculiarità della Fondazione MAC è che tutti i percorsi che vengono svolti qui poi danno anche una professionalità e più dell'80% dei nostri studenti poi trovano impiego subito dopo in pochissimo tempo.